Ciao a tutti i lettori di Readable.com, io sono Andrea e sono qui oggi a presentarvi la video recensione dello Yolafon, un nuovo dispositivo che si propone come una fresca alternativa in un mercato dominato dai grandi nomi della tecnologia. Nato dalle menti di ex dipendenti Nokia che non hanno abbracciato la scelta dell'azienda finlandese di adottare Windows Phone come piattaforma di punta, Yola rappresenta un primo timido tentativo di portare originalità e innovazione sulla piazza, con il supporto di una community molto unita e che crede nel progetto. Il telefono è mosso da Selfish, un nuovo sistema operativo sorto dalle ceneri di esperimenti purtroppo falliti di Nokia, che portano i nomi di Maemo e Miigo. Vediamo quindi se Yolafon è il terminale per tutti, adatto alla grande distribuzione in un mercato dove la concorrenza è spietata, o se purtroppo è destinato a rimanere un esperimento per utenti più esperti, capaci di tirare fuori tutte le potenzialità da questo dispositivo. Le linee di questo Yolafon sono divise e dividono il parere del pubblico. Ci troviamo davanti ad un device che sicuramente riesce a catturare l'attenzione. È un telefono relativamente raro e capace di attirare qualche sguardo in più nella marasma di dispositivi che sono attualmente in circolazione. Il design dello Yola è basato su due metà. Quella frontale accoglie il display da 4,5 pollici, la capsula auricolare e la fotocamera frontale con sensori di luminosità e un LED di notifica. Nessun pulsante. Selfish si comanda principalmente con gestures, anche per tornare alla home screen. I lati sono puliti e semplici. Sotto, due serie di griglie nascondono un solo speaker mono per l'audio e accolgono il microfono principale. A destra sono presenti i pulsanti per il volume e per l'accensione e spegnimento, mentre a sinistra il telefono è completamente sgombro. Sopra troviamo il jack per le cuffie, l'ingresso micro USB, un secondo microfono per la cancellazione dei rumori e un piccolo logo di Yola serigrafato. Dietro, the other half. L'altra metà del telefono è una cover rimovibile di plastica che coglie semplicemente la fotocamera da 8 megapixel e il flash LED, più un altro logo di Yola sul fondo posteriore. Il guscio nasconde gli alloggiamenti di micro SIM e micro SD per espandere la memoria e la grossa batteria rimovibile che alimenta il telefono. Con i suoi 141 grammi di peso, Yola non è sicuramente il telefono più leggero sulla piazza, ma è comunque ben bilanciato. Gli spigoli piuttosto pronunciati non sempre favoriscono la presa, ma fortunatamente ci viene incontro il software. Le gestures permettono di utilizzare il device comodamente con una mano sola, senza dover sempre tentare di raggiungere gli angoli per premere pulsanti di navigazione o altro. Il display è un'unità da 4,5 pollici IPS, quindi con buoni angoli di visione, e risoluzione 960x540 pixel. Sebbene non sia un campione, lo schermo da 240 pixel per pollice è più che sufficiente per l'uso quotidiano, ma non aspettatevi fantastici risultati con video HD e foto ad alta risoluzione. Non aiuta il software a migliorare le impressioni che si ha del display. Essendo i temi generati da immagini scelte da noi, Selfish applica un filtro opacizzante alla foto in background, formato da una griglia di pixel la cui funzione è quella di far risaltare il testo. Di conseguenza, a primo impatto lo schermo risulta di cattiva qualità, dato che sembrano particolarmente evidenti i pixel, ma in realtà la colpa è del tema del device. Lavora bene il sensore di luminosità, che non interviene eccessivamente sul valore da noi impostato, e il display è davvero luminoso. Tenendo il settaggio al minimo non si avrà particolari problemi, ma servirà a alzarla quando ci si trova all'esterno. Niente da dire sulla batteria. Sicuramente l'hardware non all'ultimo grido e lo schermo di dimensioni modeste aiutano il device a mantenere la carica più a lungo. Va però riconosciuto un merito al software, che è stato perfettamente ottimizzato per il processore su cui gira. Questo aspetto si nota particolarmente andando a vedere come si comporta il telefono in stand-by, dato che in questo stato Yola perde pochissima percentuale di batteria ogni ora. Passiamo a parlare di fotocamera. L'unità da 8 megapixel con flash LED di questo Yolafon è più che accettabile per scatti di ogni tipo. L'interfaccia software della fotocamera offre opzioni di personalizzazione piuttosto basiche e non aspettatevi filtri creativi, panoramiche, HDR o scatti multipli. Non è presente un pulsante fisico per messa a fuoco e scatto, ma quello schermo è posizionabile dove si preferisce per offrire la massima comodità durante la ripresa. La qualità finale degli scatti è discreta. Le foto risultano quasi sempre nitide, anche con una messa a fuoco molto rapida. Le immagini sono buone dal punto di vista dei colori, che risultano naturali e fedeli alla scena originale, e fortunatamente il software non agisce in maniera aggressiva nella fase di post-elaborazione. Ovviamente è possibile usare il modulo fotografico per girare video in Full HD. Anch'essi sono più che discreti e l'autofocus continuo è veloce. L'audio è stereo, ma non pulitissimo, segno che il secondo microfono presente sulla parte superiore del cellulare non aiuta particolarmente. Parliamo infine di Selfish. Tutta la navigazione nell'interfaccia è basata su gesture. L'unico movimento che serve è uno swipe. Andare da sinistra verso destra ci porterà indietro di una schermata. Uno swipe verso sinistra, invece, tenderà a dare la conferma ad un'opzione scelta. Uno swipe verso il basso attiverà la lista delle opzioni presente nella parte superiore dello schermo, che fa capolino con una banda illuminata che fa capire all'utente che è possibile trovare le opzioni proprio usando quel gesto. Lo stesso trascinamento consente di chiudere le app, portando il dito dalla parte superiore dello schermo verso il centro, o di metterli in background, facendo lo stesso gesto ma dai bordi laterali.
oppure di attivare l'area notifiche, entrando dalla parte inferiore e risalendo. Di conseguenza, una volta imparati questi gesti, è possibile manovrare completamente l'interfaccia grafica senza dover cercare di raggiungere pulsanti spesso posti negli angoli, consentendo una navigazione fluida e veloce. Le schermate principali sono tre e si sviluppano in verticalità. La prima è la semplice lock screen. Scendendo si trova la schermata del multitasking, con le anteprime a forma di schede delle app aperte e le icone delle quattro funzioni solitamente più utilizzate. Infine, scorrendo sempre verso il basso, si trova la griglia con tutte le app installate. Tutta l'interfaccia è personalizzabile in quanto a colori. I temi si chiamano atmosfere e sono creati a partire dalla foto di sfondo. Basta impostarne una nuova ed ecco che il telefono ne prenderà i colori chiave, andando a colorare l'interfaccia con essi. I programmi fondamentali funzionano senza particolari problematiche, ma risultano incompleti rispetto alle controparti offerte su altre piattaforme. Si riscontra qualche piccolo bug nel client mail, nell'app per aprire documenti e soprattutto nelle mappe, che spesso fanno fatica a trovare la nostra posizione in tempi rapidi. La situazione diventa tragica aprendo lo store. Non troverete più di un centinaio di app e mancano client ufficiali di Facebook, Twitter, WhatsApp e YouTube per fare qualche nome. Al massimo ci saranno delle loro alternative sviluppate da altri developers. Fortunatamente ci viene in soccorso Android. Sailfish contiene al suo interno una macchina virtuale capace di far girare le app del sistema operativo di Google. Troverete preinstallato lo Yandex Store, ma consigliamo di installare manualmente l'Amazon App Store. L'esperienza Android su YOLO è accettabile. Per usare le app più importanti va bene e riesce pure a far girare qualche gioco. La fruizione però appare frammentata rispetto a Sailfish. A schermo compariranno i pulsanti per la navigazione noti su Android, cioè indietro e multitasking, e ovviamente non funzioneranno tutte le gesture a cui siamo abituati. Va però identificato il potenziale di questo OS. Come già detto, l'interfaccia è comoda e convince. A difesa di YOLO va anche detto che gli aggiornamenti software provenienti da una community molto coesa sono frequenti e aggiungono ogni volta funzionalità prima mancanti. Analizziamo infine la multimedialità offerta da YOLO. La galleria in primis è molto basica, ma si integra con Facebook per mostrare gli album presenti sul proprio account. L'app offre inoltre la possibilità di condividere immediatamente le foto, ma con purtroppo pochissime opzioni per l'editing delle immagini. Il player video offre il minimo in quanto a opzioni e a supporto di codec. Non aspettatevi supporto a tracce audio multiple e sottotitoli, e spesso formati più particolari potrebbero non essere riprodotti. Nemmeno il player musicale entusiasma. Riproduce formati più comuni, ma l'interfaccia è decisamente poco interessante e talvolta scomoda da usare. Non sperate inoltre di acquistare o noleggiare musica, film, serie TV o libri direttamente da YOLO. Per loro non esiste attualmente uno store ufficiale, ed è necessario ancora una volta ad affidarsi a ciò che viene offerto su Android, andando ad installare manualmente i negozi virtuali per questo genere di contenuti. Servono 399 euro per portare a casa YOLOphone. Non sono pochi e va sicuramente riscontrato che attualmente il mercato offre delle alternative ben più competenti, pronte per un pubblico molto esigente, che richiede applicazioni e funzionalità che Sailfish allo stato attuale non offre. C'è però del potenziale, l'hardware è discreto, la fotocamera fa il suo dovere e il sistema operativo, con i suoi innovativi paradigmi di funzionamento, offre una freschezza che vorremmo vedere da terminali ben più noti. Non è possibile però nascondere i difetti di gioventù di questo terminale, ma ci riserviamo in futuro la possibilità di tornarci sopra per osservarne la sua evoluzione. Vi invitiamo a leggere la nostra recensione scritta su Readable, a cui è possibile accedere con il link presente nella descrizione, e lasciare un commento con il box presente su YouTube o nell'articolo. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornato con le ultime novità. E mettete mi piace alla nostra pagina Facebook o seguiteci su Twitter. Un saluto e alla prossima recensione. Per readable.com, Andrea Ricci.